L'opera di smantellamento delle riforme di Barack Obama è già iniziata. Il primissimo provvedimento di Donald Trump è stato quello di tarpare le ali alle norme sanitarie e specificamente a quella che obbliga tutti ad avere una polizza per la salute. Lo aveva promesso e lo ha fatto il nuovo inquilino della Casa Bianca. Sta picconando la legge che più ha caratterizzato i due mandati del suo predecessore. La portata di questo ordine esecutivo non è ancora chiara, ma potrebbe far salire i costi delle polizze sanitarie per malati cronici, disoccupati e poveri. Subito dopo, l'amministrazione Trump ha dato disposizione di non rispettare gli standard di efficienza energetica di dispositivi di aria condizionata portatili come pinguini e degli scaldabagni. Niente di nuovo anche in questo caso, visto che il neo presidente ha spiegato più volte di non voler rispettare gli impegni degli Stati Uniti in tema di riduzione dei consumi energetici. Infine, la terza misura presa ieri, che cancella uno sconto sui mutui per i redditi bassi e gli acquirenti di prima casa. Molte novità anche sul sito della Casa Bianca, tra cui la cancellazione della pagina sui cambiamenti climatici e di quelle su diritti di omosessuali e handicappati. I timori di chi ieri ha protestato contro Trump, quindi, sono pienamente confermati. Ma gli atti di vandalismo e violenza di una sparuta minoranza, 217 gli arresti, rischiano di offuscare le ragioni della stragrande maggioranza dei manifestanti. C'è da sperare che le marce delle donne contro Trump a Washington e nel resto del mondo di oggi lancino soprattutto un messaggio costruttivo.